E poi c'è un uomo che fa da parafulmine. Un uomo che siede ai margini, confinato nell'area tecnica, contornato dal proprio staff. Un uomo con le sue manie. Un fischio, un taccuino e una penna, un sorriso beffardo, una gomma da masticare, un sigaro, una smorfia impassibile, un'inflessione dialettale, una conferenza stampa colorita. Il suo regno è la panchina. I confini del suo regno, le strategie che mette in campo partita dopo partita. C'è un uomo che accentra tutto su di sé, polemiche, responsabilità, esposizione mediatica. Motiva, imposta, osserva, pensa, impasta, s'arrabbia, gioisce, decide, educa, protegge i suoi giocatori. Il sergente di ferro, il mago, lo special one, il trap, il mancio. Sono i soprannomi che li rendono celebri nel mondo del calcio. A loro il compito di scegliere la formazione, il modulo. A loro il compito di far discutere per l'intera settimana, di scatenare la tradizione senza tempo delle chiacchiere da bar. A loro prendersi le responsabilità delle sconfitte delle giornate storte o la gloria di scrivere un ciclo, di entrare nella storia. Sono i condottieri, uomini capaci di entrare nella leggenda a suon di record e imbattibilità. Alla guida di plotoni invincibili, trasmettono la propria personalità alla squadra, plasmandola a propria immagine e somiglianza.